La mia avventura qui nel bosco incomincia 4 anni fa e ho scelto di abitare qui nel bosco di Sospirolo perché la mia anima, insomma il mio cammino dopo tanti giri, ho abitato in Olanda, ho lavorato nel mondo della moda, tanti anni a Cortina, aveva bisogno di ritirarsi più a contatto con la terra. Ho incontrato un uomo che coltiva la terra, fa vino, un vignaiolo, e il passo è stato facile, nel senso che c'era l'amore, ho seguito il cuore, ma oltre all'amore c'era questo posto che proprio mi chiamava. Mentre parliamo, i galli che cantano, gli uccellini che fanno primavera, insomma, io avevo veramente necessità di arrivare qui. E ho dei ricordi da bambina, quando andavo a camminare col mio nonno, piuttosto che con mio papà, ho avuto la fortuna di nascere comunque in Cadore, quindi l'infanzia l'ho passata tra gli orti, i campi, in baita, in montagna, quindi ho sempre avuto questo attaccamento alla terra. Poi nel periodo dell'adolescenza si va alla ricerca di altro, comunque ho fatto la scuola d'arte, però ero distaccata da questo sentire. Piano piano poi dentro di me si è fatto proprio, sono riaffiorati i ricordi di quando ero bambina, di quando ero felice, e ho conosciuto mio attuale marito, e da quando sono arrivata qui è stato inevitabile che la mia voglia anche di creare qualcosa, di raccontare la bellezza che vivo attraverso qualcosa che le mie mani riescono a creare, si è fatta sempre più forte. Ho iniziato a costruire una stanza, la vecchia stanza del salotto, il vecchio salotto della nonna che ci protegge da un altro posto adesso. È diventata questa bottega dove coltivo fiori, li raccolgo, li essico e li trasformo in questa bottega. Io li chiamo proprio oggetti emozionali, perché ogni oggetto che sia una ghirlanda, che sia un complemento, un contenitore, hanno dentro davvero tutto il ciclo, dal seme fino ad arrivare al progetto finito, dal seme al fiore fino ad arrivare alla ciotola che uno appoggia sulla propria tavola. E questo è quello, il senso finale di quello che io vorrei fare, insomma, quello che voglio comunicare attraverso la mia arte, quindi portare l'energia, la bellezza della natura. I nostri occhi non sono più abituati a vedere la bellezza delle piccole cose, quindi anche una foglia che è stata consumata dall'inverno, dalla pioggia, e arriva in primavera a questo colore, per esempio sul grigio, che noi ci passiamo sopra, la calpestiamo, ma se ci fermiamo a guardarla è meravigliosa. Io proprio vorrei riportare nei cuori, negli occhi di tutte le persone che hanno l'occasione di incontrarmi, questa bellezza, questo stupore, che è lo stupore di un bambino che raccoglie una chiocciola in mezzo al bosco e da lì lui si immagina mondi. Oggetti d'arredo, di design, che abbiano una storia dietro ma che abbiano questo stupore. Thank you.
negli ultimi anni ce la sto mettendo tutta, piano piano vedo che sta prendendo forma questo sogno e conto nei prossimi anni piano piano di andare avanti con questa esperienza, insomma, e di condividerla con tutti. Il progetto In Rosa Dira lo definirei impegnativo e colorato. Impegnativo perché mi ha messo tanto in discussione e colorato perché ho avuto la fortuna di conoscere tantissime donne di colori diversi con progetti meravigliosi, ognuno con varie sfumature. La cosa più difficile è la decisione iniziale di agire. Il resto è solo tenacia. Le paure sono tigri di carta.